Effettuato il sorteggio dello US Open, si comincia con il tabellone principale lunedì 29 agosto. Il favorito numero uno è Daniil Medvedev, che ha vinto lo scorso anno questo torneo battendo in finale Novak Djokovic, che aveva vinto i primi tre slam e quindi era in corsa per realizzare il grande slam. Fu una grande delusione per il tennista serbo, che quest'anno non ha nemmeno la possibilità di difendere le sue chance perché, non essendosi vaccinato, non può entrare negli Stati Uniti. Il governo federale non lo consente. Ma c'è anche un Rafa Nadal che invece le sue chance se le può giocare. Nadal è testa di serie numero 2, lui ha vinto quest'anno l'Australian Open e poi il Roland Garros, mentre Djokovic aveva vinto Wimbledon.